soltanto felice. Ah, ricordate. Pure quell'altra. Felicità. Famosa pure questa, eh. Poi andando avanti col tempo, qualche artista ha cominciato a avere dubbi su sta felicità. È arrivata Carmen Consoli che diceva, regà, ma che è sta felicità? E cominciava a cambiare. Faceva. Confusa e felice. Bello. Pure Carmen Consoli a un certo punto era un po' confusa su sta felicità. Fino ad arrivare ad oggi con la fantastica Martina Attili. Questa è la mia. Cherofobia. Non la posso fare perché dopo mi c'è un cane al video. Dunque, Martina Attili, Cherofobia, 3.400.000 e passa visualizzazioni sul canale di X Factor, dove segue questa canzone. Qualche centinaio di mila sul proprio canale. Qualcuno dice, ah, perché questa differenza? Secondo noi è pompata, X Factor, tutte stronzate. Io non ci credo. Il pezzo vale. A me ha sconvolto, tant'è che non l'ho neanche potuto vedere due volte. Io ho un po' un problema di sensibilità, mi ha veramente smosso le viscere questa canzone che, devo essere sincero, ha una carica empatica terribile, fortissima. È una forma d'arte molto intensa, lei è un'ottima artista, ha un gran timbro di voce sempre, secondo me. Resta un gran pezzo di successo, quindi complimenti a lei e a tutto il team che c'è dietro. Ma veniamo ora all'altro aspetto della cherofobia di Martina Attili. Che cos'è la cherofobia? La cherofobia è, letteralmente, significa paura di essere felici. Allontanarsi dalla sensazione di felicità per paura, ansia, timore, non è stata riconosciuta ufficialmente come una vera e propria patologia, più che altro viene connotato come un disturbo. Le cause alcuni professionisti ricercano in traumi infantili, esperienze vissute nella fase dell'infanzia che in un certo modo hanno segnato l'individuo. Un aspetto in cui vorrei soffermarmi è capire quanto l'arte, quindi la musica in maniera più specifica, sia rappresentativa di un determinato contesto socioculturale di quello specifico momento. Beh, in passato possiamo sicuramente dire che abbiamo avuto degli esempi in cui l'arte veniva espressa come forma rappresentativa e speculare della realtà. Fino al XIX secolo, il verismo, Giovanni Verga, nei suoi romanzi, ad esempio nei Malavoglia, non faceva altro che specularmente rappresentare e riprodurre la realtà che viveva. Quindi l'arte si può sicuramente intendere come forma riproduttiva speculare delle realtà che si vivono. Ma non sempre, specialmente negli ultimi tempi, vediamo come più che speculari queste forme di arte siano rappresentative di un determinato contesto sociale, ad esempio come forme di ribellione, di contrasto, di alternative o di superamento di determinate barriere ormai ancora del passato. Beh, quando vediamo questi fenomeni mediatici di un seguito così enorme di persone, la domanda dobbiamo farcela. Canzoni di questo genere, sicuramente, che vengono espresse in una forma d'arte altamente stimabile, perché sinceramente smuovono completamente le persone quando ascoltano questa canzone, da una parte deve far sorgere queste domande. Dove sta, oltre al fatto che sia una canzone coinvolgente, quel plus che la rende virale, tra virgolette? Potrebbe stare nella considerazione secondo cui oggi, nella nostra società, esiste la consapevolezza del dramma dei giovanissimi. Nel caso della canzone, il dramma di persone tristi, persone destimolate, persone chiuse, isolate e sole. C'è qualcosa che, o per un motivo o per un altro, ha reso una certa categoria di giovanissimi preda di questi pericoli. La società lo sa, lo ha percepito, e Martina Attili con questa canzone non ha fatto altro che smuovere la sensibilità di tutti noi dinanzi a questi forti problemi, andando proprio a sollecitare il diaframma delle persone, perché te lo smuove effettivamente. Quindi da una parte va a smuovere, a sensibilizzare fortemente gli adulti, i più maturi, sul fatto che esiste un allarme sociale. Gli esempi sono molteplici, ragazzi. Dall'altra però va a dire ai più giovanissimi, guardate, non siete soli, ci sono altri che vivono contesti e situazioni interiori analoghe alle vostre, dando quindi una sensazione di malcomune, mezzo gaudio, qualcosa di analogo. Ora i discorsi vanno presi con le pinzette. Potrebbero esserci alcune categorie, altri giovanissimi in situazioni analoghe, che invece vanno addirittura ad idolatrare quell'artista, fino anche all'emulazione di determinati comportamenti, determinate reazioni alla loro tristezza interiore, soluzioni a volte dannose e nefaste, che però nella loro immaturità e vuotaggine per inesperienza vengono visti come un qualcosa di risolutivo, qualcosa che consente di attivarsi davanti a un problema.
Ed è qui l'allarme più grande, è qui il forte pericolo che si cela. Quindi ben vengano tutte le canzoni o le forme d'arte in qualunque chiave accettabile, purché vengano recepite e trasmesse in maniera costruttiva, non distruttiva. Davanti a una canzone del genere io costruttivamente mi pongo l'obiettivo di impostare un dialogo. Anche agli stessi giudici di X Factor io umilmente lancerei l'invito di riservare 5 secondi per gettare qualche base all'apertura di un dialogo. Un dialogo informato essenzialmente ai criteri di comprensione ed amore. Perché ascoltando questa canzone non dobbiamo mai dimenticare di gettare un secondo la mente a quelle due sorelline, Anastasia e Maria, 15 e 12 anni, che ipoteticamente per partecipare a questo gioco della Blue Whale hanno percorso una serie di tappe fino ad arrivare al suicidio. Non dobbiamo mai dimenticarci di Mario, 14 anni, Villa Triana, Tivoli, andava a scuola, trovato suicidato, con i cavi del computer appeso al termosifone nella vasca da bagno, deceduto poi in ospedale. E parliamo di eventi di febbraio-marzo 2018, che sono comunque speculari in una qualche realtà. L'ampiezza di questa realtà non si può conoscere, non siamo degli statisti che andiamo a interpellare tutte le famiglie, ma potrebbe essere una realtà dilagante. L'era che viviamo, del forte consumismo, globalizzazione, internet, social, media, gaming, sono tutte situazioni che da tantissimi professionisti vengono definite come pericolose ai fini di destimolazioni, depressioni, tristezze, solitudine, ansie, eccetera, eccetera. Vi racconto anche un altro esempio. Un mio amico mi ha riferito che la figlia, parliamo di 15 anni, 16 anni, in classe ha assistito a una scena terribile, cioè una delle loro amichette si era tagliata il simbolo di una balena sul braccio e allora si cominciava a temere che lei stesse iniziando a partecipare a sto gioco della Blue Whale, che tra l'altro è istigazione al suicidio, articolo 580 codice penale, da 5 a 12 anni, tante volte qualcuno non lo sapesse. Da più parti, poi questa cosa si è risolta positivamente, falso allarme, però da più parti vediamo come ci sta qualcosa di che sfugge al nostro controllo e non possiamo restare inerti. Qual è il grande invito? Da una parte, se tu che mi stai guardando dovessi essere un giovanissimo o una giovanissima che vive situazioni di tristezza, di conflitto interiore, di solitudine, scrivi un commento, scrivilo in maniera pubblica, magari faremo un gruppo di WhatsApp con più iscritti, con più amici. Sfoga quello che hai dentro, facci sapere quello che pensi, senza riferimenti né nomi né cognomi né circostanze, in maniera completamente anonima. Troveremo un dialogo. A me già è successo di stare vicino a una persona offrendo un dialogo, una comprensione, un amore senza giudizio e senza alcuna forma di rimprovero e avere effettivamente qualche risultato positivo. La consapevolezza di avere un appoggio, oltre che magari una famiglia senza dialogo o una scuola senza dialogo fatta di bullismo o colpevolizzazioni. Vediamo che può succedere, uno ci prova. Secondo invito invece è rivolto ai genitori. Ragazzi, la maggior parte credono di avere la capacità di dialogare, mentre poi non ce l'hanno. Quindi il primo invito è quello di dire a un genitore, magari non dirlo a nessuno di nascosto, vai da uno psico professionista e cerca di imparare come si fa ad impostare un dialogo costruttivo. Ragazzi, oggi, secondo me, tristezza, solitudine e disagio dei più giovani è un forte allarme sociale. Magari è soltanto la mia impressione. Perché i media, la globalizzazione, l'internet, il concetto social ha contaminato le menti dei più piccoli, che per loro natura dovrebbero occuparsi delle cose più semplici, dare un calcio a un pallone piuttosto che giocare a nascondino in strada. E invece le loro menti, come scatoline vuote che dovrebbero essere accuratamente riempite, vengono flagellate e tempestate dalla giungla delle devianze e delle perversioni esistenziali, che alla fine rischiano con il tempo, la solitudine, la mancanza di dialogo, di arrivare a strutturare la loro personalità, emulando magari artisti, concetti di canzoni o d'altro che trovano magari in rete. Ora non mi riferisco al testo della canzone Cherofobia, o addirittura andando a partecipare a giochi alla morte lanciati online, non so da quale mente perversa, ma una mente anche lei che fin dagli inizi è nata problematica e si è andata poi a strutturare in maniera malsana. È andata cioè a riempire la scatolina vuota della sua mente fin da più piccolo con erbacce secche della non vita.